Amici di Onda Libera, siamo a Fossombrone, dove il Movimento 5 Stelle ha organizzato un incontro sulla sanità. Hanno condotto l'incontro il consigliere regionale Pier Giorgio Fabbri e il deputato Andrea Cecconi. La sanità è una voce importantissima nei bilanci pubblici, sia regionale che statale. E diciamo che la sanità italiana, sia a livello regionale che a livello nazionale, non è delle migliori. Allora, a Pier Giorgio Fabbri intanto chiediamo, qui a livello provinciale c'è stato un grosso fermento a livello di comuni per dei provvedimenti che sono stati presi recentemente dalla Regione. Ci puoi parlare di questa problematica e ci puoi dire quali sono le iniziative che intende prendere il Movimento 5 Stelle? Sì, è stata fatta una delibera il 24 dicembre, la 1183, che però in Commissione Quarta della Sanità non è stata commentata. E il commento della Commissione, l'approvazione della Commissione è obbligatorio, seppur non vincolante nella decisione finale. A questa determina sono susseguite un paio di delibere attuative e dal 1 gennaio diciamo che l'ospedale di Sasso Corvaro, di Cagli e di Fossombrone sono stati denominati come ospedali di comunità. E questa è stata una sorpresa per tutti i territori, anche per i consiglieri del PD che adesso si trovano frastornati. Allora, a mio avviso, questa cosa, oltre a chiudere gli ospedali, quindi a creare molte difficoltà da parte degli utenti e dei cittadini, riveste anche la cartina al tornasole per una difficoltà politica che ha il PD, perché Ceriscioli non è stato in grado di assicurare il corretto iter che deve avere la normativa. Insomma, abbiamo applicato una delibera che ancora non ha avuto l'ok dalla parte della commissione competente. Ho presentato due interrogazioni e una mozione in Consiglio regionale, che spero vengano calendarizzate il prima possibile, per chiedere conto di queste cose e per opporci a questo modo di fare. Dietro chiaramente si apre tutto il discorso di quale modello di sanità vogliamo nelle Marche, perché le idee il PD non le ha chiare e i tagli all'interno delle aree nostre, dell'entroterra, non possono essere fatti perché già siamo ridotti al lumicino con i servizi, e quindi su questa cosa qua vorremmo battagliare lungamente. Ecco, invece a livello nazionale, notizia di qualche giorno fa, i 5 decessi legati al parto. In un raggio di 300-400 km, 5 decessi in ospedali diversi. Cosa sta accadendo a livello sanitario nazionale? Cosa bolle in pentola, e soprattutto il Movimento 5 Stelle cosa intende fare a livello parlamentare? Ma quello che sta avvenendo alla sanità nazionale, adesso la questione dei 5 decessi, così come tanti altri di servizi e malasanità che avvengono nel nostro territorio nazionale, sono la dimostrazione che le politiche sanitarie messe in campo dal ministro Lorenzin e di seguito anche dalla regione Marche e da tutte le altre regioni italiane fanno acqua da tutte le parti. L'arroganza con cui gestiscono i soldi dei cittadini e i servizi essenziali per i cittadini, portando più l'acqua al loro mulino, sia alle loro strutture private, ai loro interessi personali, piuttosto che a dei servizi utili e reali per i cittadini, quali possono essere appunto la sanità, ma si può parlare anche di scuola, ma si può parlare anche di sicurezza, hanno la dimostrazione di avere una classe politica che non ha assolutamente idea di quello che un cittadino normale vive giornalmente sulla propria pelle. Diciamo che è risaputo ormai che le menzogne che ci vengono raccontate dai politici italiani non hanno eguali a livello planetario, e che non è più possibile da parte dei cittadini credere che ci possa essere un politico che possa rimettere a posto la sanità come qualsiasi altro servizio essenziale soltanto con le promesse elettorali. È chiaro che il Movimento 5 Stelle si è sempre posto, ora come opposizione in Parlamento, ma cercando di costruire un'alternativa al governo Renzi, ma prima al governo Letta, proprio per dare un governo diverso a questo paese in cui i cittadini, quali noi siamo, cercano di dare delle risposte reali nei confronti delle esigenze essenziali
che i cittadini giornalmente sentono mancare e che chiedono alla politica, e la politica giornalmente non sta dando. Dal punto di vista sanitario, dal punto di vista parlamentare soprattutto, la battaglia si fa sostanzialmente sui numerosi tagli che il governo sta facendo anno su anno alla sanità regionali del nostro paese. Anche nella recente legge di stabilità e nelle leggi precedenti sono stati tagliati altri miliardi alla sanità, ma soprattutto al sociale, che si dimentica sempre, ma una parte fondamentale del welfare del nostro paese, e la nostra battaglia è sempre stata quella di limitare, ma la nostra proposta è quella di innalzare, portare a un livello accettabile il finanziamento sanitario del nostro paese. Approfittiamo della presenza di un parlamentare per spostare un po' l'argomento. Cos'è accaduto nel comune di Quarto? Quarto è un comune amministrato a guida di un sindaco del Movimento 5 Stelle. È stato avvicinato, come può essere qualsiasi altro movimento, qualsiasi altro partito, dalla malavita organizzata che esiste, purtroppo esiste nel nostro paese. Fatto sta che quando certi personaggi si avvicinano al Movimento 5 Stelle, questi vengono prontamente allontanati. Caso unico in Italia rispetto a quello che avviene normalmente, il consigliere comunale, che è poi stato successivamente indagato proprio per appartenenze alla malavita organizzata, è stato allontanato dal Movimento 5 Stelle prima ancora che questo personaggio fosse indagato, già quando all'interno i consiglieri e il sindaco di Quarto avevano capito di avere a che fare con una persona che non era propriamente una persona adeguata per poter rappresentare i cittadini. Ecco, questa persona è stata semplicemente allontanata, poi indagata. Oggi la stampa e il Partito Democratico in primis attaccano il Movimento 5 Stelle di essere come loro, che invece sono francamente infiltrati, e di avere anche noi all'interno rappresentanti dell''ndrangheta o della mafia o della camorra, esattamente come loro hanno. Ecco, la risposta è che il Movimento 5 Stelle, quando viene avvicinati, è vicinato da certi personaggi, li allontana anche or prima di sapere se è vero o meno che questi sono veramente camorristi o andranghetisti, proprio perché per noi fare politica è una questione che va sopra un'esperienza personale. Uno deve essere sempre al di sopra di ogni sospetto, e se uno non è al di sopra di questo sospetto, è bene che non rappresenti i cittadini. Questo credo che i cittadini l'abbiano capito, credo che invece il Partito Democratico e Forza Italia abbiano molto da imparare dal Movimento 5 Stelle. Bene, un'ultima domanda a Pier Giorgio Fabbri, torniamo a parlare di sanità. Abbiamo parlato della sanità nella provincia di Pesaro, però lei ha anche il polso della regione. Ecco, nelle altre province come hanno la problematica identica, oppure abbiamo altri tipi di problemi? Sì, sono 13 le strutture che sono state declassate in tutta la regione, e già abbiamo avuto le problematiche della chiusura dei punti nascita. E abbiamo già visto quindi che i cittadini si sono mossi nel Fermano, a Fabriano, a Tolentino. La situazione è grave in tutto l'entroterra marchigiano. Rischiamo di avere una regione ulteriormente spaccata tra costa ed entroterra. È per questo che noi vogliamo aprire un dibattito serio, veloce e concreto, per vedere quale tipo di sanità è adatta alla nostra orografia, alla nostra geografia, al nostro tessuto sociale, che è costituito da città popolose lungo la costa ed è paesi sparsi, molto belli e pittoreschi, però anche un po' isolati nell'entroterra. Quindi la sensibilizzazione è molto alta e il momento penso sia giusto proprio per aprire questo dibattito che negli ultimi 2-3 anni non è mai stato approfondito. E questa è una grande pecca sia della scorsa amministrazione sia di questa, che va avanti a colpi di delibere senza risolvere i reali problemi, anzi mettendo in crisi le parti dell'interno. Bene, grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.